una città in lutto. Boutique hotel, ristoranti, circoli culturali, ben 54 le offerte di ristrutturazione e riqualificazione per i 20 fari italiani. Un faro ottocentesco sulla minuscola isola di Spignon al Lido di Venezia, appena 190 metri quadrati in un luogo unico. Per questa struttura sono arrivate 5 proposte di recupero alla scadenza del secondo bando di gara indetto dall'Agenzia del Demanio e dal Ministero della Difesa per l'affitto a 50 anni di nuove strutture. Potrebbe diventare un boutique hotel, secondo il progetto presentato dalla società tedesca specializzata in ristrutturazioni di fari e che si è già aggiudicata con il bando precedente quello di Punta Imperatore a Ischia e di San Domino alle Tremiti. Si conferma il successo dell'operazione Valore Paese Fari anche in questa seconda tornata, con ben 54 offerte per 20 fari, tra i più richiesti quello della Guardia sull'isola di Ponza, uno dei segnalamenti più importanti del Mar Tirreno di proprietà della Difesa, mentre il faro demaniale di Capo Zafferano a pochi chilometri da Palermo, inserito nei siti di maggiore interesse della Sicilia, ha raccolto 4 offerte. In stato di abbandono da più di 60 anni, questo spettacolare faro di Capo Zafferano a 30 km da Palermo è uno dei 20 nuovi fari messi in vendita dallo Stato. Appartiene all'Agenzia del Demanio, potrebbe diventare un hotel pur mantenendo la possibilità di accesso ai visitatori esterni. Tante le destinazioni d'uso possibili, non solo hotel, ristoranti o associazioni culturali, anche circoli velici come quello che potrebbe nascere a Punta del Pero a Siracusa o all'Isola delle Formiche di fronte a Grosseto. Entro marzo, dopo un'attenta valutazione, saranno assegnate le strutture in base al criterio della proposta non economica ma qualitativamente migliore.